Torna per la 25esima edizione il MIA, Meeting Internazionale Antirazzista a Cecinamare. L'evento, in programma dal 4 al 7 settembre, è stato presentato a Firenze ed è promosso da Arci e patrocinato dalla Regione Toscana, dal Comune di Cecina e dal CESVOT. Eventi e musica dedicati a immigrazione, clima, conflitti dimenticati e solidarietà, per ribadire temi, ha detto l'assessore Vittorio Bugli, al centro dell'azione regionale. Il meeting è sempre un'occasione importante in cui lo si fa in una forma approfondita, chiamando interlocutori interessanti, facendola diventare anche un'occasione di mobilitazione in cui le persone si ritrovano a tutti i livelli a discutere di queste cose. Il programma del meeting è ampio e articolato per creare occasione di incontro e di dialogo su inclusione ed estensione dei diritti. Si tratta soprattutto di un programma che ci serve a noi per riuscire a contattare vaste fasce popolari di persone che sono interessate a mobilitarsi contro una deriva xenofoba che ha caratterizzato gli ultimi tempi. Due giorni di formazione saranno dedicati a Mediterranea Saving Humans, che monitora la situazione nel Mediterraneo per prendere parte alle missioni future della nave Mare Ionio, al centro delle cronache per le sue operazioni di salvataggio in mare. Mediterranea vuole essere veramente popolare, vuole essere di tutti, è una piattaforma aperta e vogliamo che più persone possibili possano partecipare alle nostre attività in mare e in terra. Tra i partecipanti anche l'attrice Daniela Morozzi, che ha deciso di partecipare al meeting antirazzista di Cecina per lanciare un messaggio preciso. Penso che è arrivato il momento, perlomeno per me, di dire parto, ho voglia di camminare. E i migranti cercano un futuro migliore, vorrei cercarlo anch'io. Loro lo cercano venendo da noi, io cerco andando incontro a loro, insomma.